Il 6 febbraio 2014 a Milano si lavorerà in modo diverso, con tempi e in luoghi differenti dal solito. E questo è l'obiettivo di un progetto lanciato da Comune, sindacati confederali e associazioni imprenditoriali. In quella che verrà chiamata la giornata del lavoro agile, i dipendenti delle aziende che aderiranno all'iniziativa potranno lavorare ovunque, da casa, da un locale pubblico, da un parco, e con orari elastici. Quello che è interessante di questo progetto è che si tenta di sperimentare, di avviare una sperimentazione spostandoci dal luogo di lavoro, dunque dalla contrattazione azienda per azienda, luogo di lavoro sul territorio. E questa è l'operazione significativa, un'operazione importante, richiederà comunque un'applicazione, però questa è una città complicata e dunque il lavoro per noi sarà impegnativo proprio sotto l'aspetto della contrattazione. È una città complicata perché ogni giorno qui entrano 700.000 persone che vengono dall'esterno. Dunque, trovare le opportunità di favorire un lavoro che non sia vincolato sempre comunque al posto di lavoro, soprattutto nel lavoro pubblico, è importante. Noi per esempio abbiamo una vertenza aperta con Equitalia che sulla richiesta dei lavoratori di Equitalia a Milano di allinearsi agli orari flessibili che ha il Comune di Milano trova dei riscontri sempre negativi perché la contrattazione si fa a Roma. Per partecipare alla giornata del lavoro agile basta compilare la scheda online sul sito del comune. All'interno del lavoro agile ci sono tutte le formule possibili e immaginabili, dal telelavoro, dalla rimodulazione dell'orario quotidiano, dal co-working, dal poter lavorare in sede diversa da quella abitudinaria, cambiando saltuariamente la sede. Il concetto però è sleghiamoci da una concezione tayloristica, anacronistica, che si debba essere tutti in orario fisso a inizio mattina nello stesso luogo per iniziare a produrre. Ormai il lavoro è dematerializzato, al 90% è fatto da pensiero e quindi da motivazione individuale, e Milano, l'ho detto prima, è la città ideale per questo, una città sempre più smart, sede di tantissimi luoghi di co-working, col wifi quasi dappertutto, quindi davvero si presta a coniugare esigenze di chi vuole provare a lavorare da un luogo che non sia il suo ufficio quotidiano. Quindi un forte lavoro sudato su spazio e tempo in una città che si presta ad accogliere questa modalità di lavoro. I firmatari del progetto si impegneranno da qui a febbraio per promuovere la partecipazione dei loro associati. Vediamo se sia possibile, responsabilizzando tutti i lavoratori, portare comunque soddisfazione da un lato e produttività dall'altro. Questo è un modello da provare. Se non si prova è molto difficile avere qualunque tipo di test, di risultato da portare all'attenzione o delle parti sociali sindacali o delle parti sociali imprenditoriali. Quindi credo che l'assessore Comignano voglia provare questo test. Ritengo che sia maturo da parte degli imprenditori partecipare in modo concreto a questa sperimentazione.